Grazie, per me è un piacere essere tornato per la seconda conferenza quest'anno del vostro bel ciclo di 500 anni della Riforma, e uno potrebbe anche chiedersi: ma che cosa ha a che fare con le celebrazioni della Riforma protestante e l'8 per 1000? C'è, perché visto che tutte le chiese protestanti in tutto il mondo non prendono un centesimo dallo Stato per il loro funzionamento se non sono chiese di Stato. Quindi in Germania, per esempio, solo i membri di chiesa pagano la cosiddetta tassa ecclesiastica, il resto non paga, chi non è membro di chiesa. Diversamente, 8 per 1000, che è una tassa istituita dallo Stato, è un regalo dello Stato alle chiese. E le chiese, o diciamo all'inizio, quando nel 1984 si rifà il concordato, all'inizio l'8 per 1000 è unicamente pensato alla Chiesa, per la Chiesa cattolica. Perché allora, per una semplice ragione, perché per poter avere 8 per 1000 o si ha il concordato o si ha un'intesa. Senza concordato per i cattolici e senza intesa per le altre confessioni e le altre religioni, non c'è la possibilità di accedere alla distribuzione, al meccanismo di distribuzione dell'8 per 1000. È chiaro che all'inizio, e chi di voi era presente nel 1984, all'inizio hanno fatto pure un errore di forma che poi è stato tolto, perché all'inizio veramente era pensato solo ed esclusivamente per la Chiesa cattolica, e che non andava secondo la Costituzione, lo dovevano rifare la legge per aprire l'8 per 1000 anche alle chiese con intesa, perché prima solo alla Chiesa cattolica, che fino ad oggi è chiaro come chiesa di maggioranza ha il più grande numero di firme, che equivale a 1.200.000.000 di euro, che sono solo per la Chiesa cattolica, che è la più grande fetta che si può incassare con l'8 per 1000. Di fronte a 1.200.000.000, i nostri 37 milioni sembrano pochi, ma noi siamo il terzo competitor di quantità. Poi vedremo un po' anche le firme, perché più di noi ha solo la Chiesa cattolica e lo Stato, e poi siamo noi. Quindi l'8 per 1000 è una legge dello Stato, e si potrebbe parlare di tantissime cose. Si potrebbe parlare della storia dell'8 per 1000, si potrebbe parlare come mai i valdesi oggi lo prendono e all'inizio non lo volevano. Si potrebbe anche andare molto più in avanti, ma come mai la Chiesa valdese, che è una Chiesa che ha sempre sofferto sotto lo Stato, sotto le autorità fino al 1848, come mai alla fine ha deciso di aderire? Un po' lo dico, però sarebbe una seconda conferenza che varrebbe la pena, perché io, che ho accesso diretto all'archivio digitalizzato della tavola, ho fatto le indagini dal 1848 in poi, sino di decisioni tavola, eccetera, eccetera, che poi definiscono anche il rapporto che la Chiesa valdese ha voluto avere con lo Stato. Quindi, cosa vi dico? Io vi dico brevemente come mai, come è stata la via fino al 1993, che è la revisione dell'intesa dell'84, con cui noi accediamo la prima volta all'8 per 1000, ma allora solo per la parte espressamente firmata per noi. Poi vi spiego un po' il meccanismo. Poi vediamo, quindi, l'8 per 1000, i numeri dal 2009 in poi, quante firme, quante somme, quanti progetti che sono stati finanziati, e poi vi parlerò delle sfide, perché l'8 per 1000 ha cambiato la nostra diaconia. L'8 per 1000 alle chiese, se ci fosse, cambierebbe radicalmente il carattere della nostra chiesa, perciò io sono fra i più forti
contrari ad erogare l'8 per mille a favore del funzionamento della Chiesa. E l'8 per mille ha cambiato anche la nostra relazione con le chiese straniere che per secoli ci hanno finanziati, hanno fatto, ci sono gli amici valdesi in Svizzera, in Germania, in Francia e così via, e ora si trovano un po' spiazzati perché abbiamo milioni a disposizione, certamente non per il culto, ma le nostre opere diaconali hanno il diritto di avere 8 per mille perché fanno hanno una presenza diaconale, che questo è sociale. E quindi loro sono un po', non sanno cosa pensare, se continuare a raccogliere per noi o non raccogliere. E poi vi dico, queste sono le sfide. E poi, perché parlerò molto meno di un'ora oggi, così abbiamo anche modo di discutere, di fare domande, perché se volessi dire tutto, il meccanismo, le firme, eccetera, eccetera, non finiremmo entro stasera i primi film della prima serata. Quindi iniziamo. E inizio perché da qualche anno, visto che quando abbiamo fatto il salto di qualità e abbiamo preso anche la parte non espressa, abbiamo fatto un salto da 14 a 40 milioni, il che ci ha permesso di spendere di più anche per la pubblicità. Perché prima non eravamo capaci di pagare con il 4% che non dobbiamo superare per pubblicità e amministrazione, di pagarci anche la televisione. Perché immaginatevi quanto costa la televisione. L'anno scorso la pubblicità solo per la televisione ci è costato 760.000 euro. E abbiamo fatto televisione solo sulla 7. Però in prima serata, nei migliori tempi della prima serata, avere uno spot di pochi secondi vuol dire pagare poi oltre 700.000 euro per la pubblicità. Perciò siamo molto cauti, siamo più presenti nelle radio e abbiamo ogni anno una città dove tappezziamo tutta la città. Le fermate dell'autobus, tutto quello che si può. Abbiamo avuto Napoli, abbiamo avuto Roma, abbiamo avuto Torino. Questo può. Io vi faccio vedere forse il filmato che avete visto della campagna dell'anno scorso, che parte è già partita. Qualcuno ha già visto il nuovo film, che io pensavo che fosse ancora secretato, perciò non l'ho portato. E vi faccio vedere quello dell'anno scorso. L'8 per mille alla Chiesa Valdese. Non va alla Chiesa Valdese. Ecco. È stato molto criticato. Abbiamo avuto delle telefonate in tavola perché molti non hanno capito l'ultima frase. Quello che Beatrice ha detto. Nessun centesimo per il culto. Perciò l'8 per mille alla Chiesa Valdese non va alla Chiesa Valdese. Altri hanno detto, ma se lo dite così vuol dire che avete altri canali dove sparisce o che cosa succede. Però siamo stati un po' criticati per questo video. Questo anno è molto più soft. Come mai, e questo è l'inizio adesso, come mai i valdesi accedono? E io vi faccio solo due flash storici. Il primo flash storico è in francese, perché nel 1849 la Tavola Valdese parlava francese. Ed è, siamo un anno dopo le lettere patenti, un anno dopo quindi il riconoscimento dei diritti civili ai valdesi, e cosa dice la Tavola? La Tavola Valdese dice: la Chiesa Valdese, trovandosi sotto il dominio della fede e la sua Costituzione, deve governare se stessa in modo assolutamente indipendente, secondo il suo principio nel diritto comune. Qualsiasi ostacolo, qualsiasi limitazione posta da parte dello Stato al suo esercizio e sviluppo della sua vita interiore attacca la sua indipendenza e il diritto, la distorce come Chiesa e tende
a distruggerla. Questa è la posizione della Tavola Valdese del 1849, che è una posizione molto chiara. Potremmo dire: noi siamo Chiesa e abbiamo tutto il diritto di organizzarci, e lo Stato non ci deve dire niente fino a quando noi ci comportiamo secondo il diritto comune. Quindi nessuna legge particolare, nessun privilegio, solo il desiderio di poter predicare l'Evangelo indipendentemente nello Stato, e lo Stato lo deve garantire e non deve mettere mano dentro. Sappiamo bene che poi la storia è andata diversamente, soprattutto sotto il fascismo, con i patti lateranensi per la Chiesa Cattolica e la cosiddetta legge dei culti ammessi, che ancora oggi è in vigore per tutte le chiese che non hanno un'intesa, quella brutta legge del 30. Mentre noi siamo sotto articolo 8 della Costituzione italiana, che dice: tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con i loro rapporti con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Ecco, dice quindi in fondo che noi abbiamo il diritto di organizzarci fino a quando non contrastiamo contro l'ordinamento legale dello Stato italiano. Però per organizzarsi bene si deve fare l'intesa. L'intesa che è l'autostrada per tutti quelli che non sono cattolici. Quindi, novità è: non c'è una legge su culti ammessi, non c'è più l'ingerenza dello Stato nel culto, che durante il fascismo è forte, e le intese ci danno la possibilità di regolare il rapporto che noi vogliamo avere con lo Stato, perché la nostra intesa definisce bene che cosa vogliamo e come vogliamo farlo: a scuola, nelle carceri, la cura d'anima negli ospedali, la questione dei matrimoni con i feti civili e così via. È tutto definito lì, e alla fine anche l'8 per mille. Quindi poi noi abbiamo messo quasi 40 anni, però comunque siamo stati i primi ad avere l'intesa, che era già pronta nel 1979, ma per due ragioni è stata firmata solo in agosto, è diventata legge in agosto del 1984, per due ragioni. Una, perché sono sempre saltati i governi, quando era pronta la firma non c'era più governo. Seconda, era impossibile pensare in Italia di firmare un'intesa prima del rinnovamento del concordato, e quindi prima il concordato, dopo la prima intesa che è la nostra. E noi con la prima intesa abbiamo detto nell'84, con una grande maggioranza contraria a prendere 8 per mille. Questo si capisce anche con la lettera della tavola del 1849, ma con tutta la storia che c'è a monte, che in fondo i valdesi hanno sempre subito il potere dello Stato e quindi non vogliono affatto avere denaro dallo Stato che potrebbe voler influenzare la libera predicazione. E quindi nessun accesso all'8 per mille. 9 anni dopo... No, la prima revisione è semplice 86, perché senza effetto sull'8 per mille. Solo nel 93 abbiamo la seconda revisione della nostra intesa, e là la prima volta Beatrice l'ha detto: accediamo all'8 per mille, ma solo alla quota espressa. Che significa? Ogni cittadino italiano che compila il 730 o 40 ha la possibilità di firmare, ma solo il 38% di chi potrebbe farlo firma. Il che vuol dire che gran parte della pentola piena di soldi dell'8 per mille non viene utilizzata o non viene gestita direttamente, perché solo il 38% del tutto viene distribuito a casa per le firme. Chi non vuole la parte non firmata
rinuncia alla percentuale che avrebbe all'altro lato, e questa viene distribuita allo Stato e alla Chiesa Cattolica in principio. Noi abbiamo detto allora così, perché abbiamo detto noi non possiamo immaginare di volere denaro. Questo ha funzionato, eh? Sì, di volere denaro, perché lui ha fatto il bizze, di volere denaro da chi non ce lo vuole dare. E vi faccio una parentesi, esiste una cosiddetta commissione paritetica, che è paritetica perché a tutti quelli che ricevono 8 per 1000 c'è da parte, sono i funzionari del Ministero delle Finanze che sono allo stesso numero, e si vota pure in questa commissione, e lì ci viene sempre detto anche che cosa è problematica. E l'anno scorso ci hanno detto che la Corte Costituzionale pensa che sia incostituzionale accedere alla parte non espressa. Il che significa che probabilmente in un futuro ci sarà una legge che dice tutti accedono solo se veramente hanno la firma e non per la parte non espressa, che è una bella differenza. Noi salteremo da 37 milioni attuali a 12 milioni che rimarrebbero solo per la cosa firmata. Nel 2007 abbiamo la terza revisione della nostra intesa, e con la terza revisione accettiamo anche la parte non espressa e facciamo il salto da allora 14 a 40 milioni. Perché questa idea? Noi abbiamo detto, visto che gran parte di quello che noi non prendiamo perché volevamo solo la parte espressa, va allo Stato. E lo Stato, visto che lo Stato non fa quello che doveva fare con l'8 per 1000, ricordiamoci che l'azione militare in Afghanistan è stata finanziata con l'8 per 1000, che è lavoro sociale, e noi abbiamo detto no, così prendiamo anche questi soldi per avere più soldi a disposizione per essere una spina nel fianco della società, perché quello è quello che tentiamo di fare con il nostro 8 per 1000. Quindi questa è la situazione oggi, e i numeri si vede così. Partiamo dall'anno 2009, che abbiamo avuto 311.000 firme. Già questo è un grande successo della Chiesa Valdese. Ricordateci che siamo 20.000 in tutta l'Italia, di cui circa 9.000 presentano solo un 730 o un 740. Abbiamo quindi già con 311 30 volte, se calcolo bene, 30 volte di più di firme di quanto siamo noi. E quello è già un successo. Si va fino al massimo 2014, dove abbiamo avuto 613.000 firme, quindi il doppio di quello quasi del 2009. E questo pensiamo grazie alla nostra pubblicità che ogni anno facciamo, e al fatto che ogni progetto finanziato con l'8 per 1000 deve far dire che è col nostro 8 per 1000, quindi si sparge la voce anche su diversi canali. La gente ha cominciato a conoscerci. Poi abbiamo una discesa. L'anno scorso, per esempio, abbiamo avuto la prima volta dopo 2 anni meno di 600.000 firme. Perché? Innanzitutto l'anno scorso, dovete vedere 2016, perché l'8 per 1000 per noi, a differenza di quello della Chiesa Cattolica, la Chiesa Cattolica riceve ogni anno, nel gennaio del 2017 ha ricevuto 3/4 del teorico 8 per 1000 che avranno nel 2017 con le firme. Quindi loro quasi in anticipo, 3/4, vuol dire 750 milioni. Noi riceviamo 4 anni dopo, perché l'8 per 1000 del 2016 sono le dichiarazioni del 2013, vuol dire quello che è stato guadagnato dai cittadini nel 2012. Però già dichiarazione 2013 dice, eravamo appena a 3 mesi
dell'insegnamento del nuovo Papa, che è piaciuto a tanti cattolici che per disperazione hanno firmato per noi. Era il nostro effetto benedetto che molti cattolici hanno firmato per noi. Ora con Francesco le cose vanno diversamente. Poi dobbiamo dire che molti che hanno firmato per noi, i buddhisti, sappiamo che gran parte dei buddhisti hanno firmato per noi, ora hanno un proprio 8 per 1000. Quest'anno le firme scenderanno ancora, perché entrano i buddhisti, sono entrati i battisti, ad un certo punto c'erano anche i luterani che prima hanno firmato per noi, quindi c'è una diminuzione da parte questa, comunque c'è sempre gente nuova che arriva. Noi abbiamo i dati, vediamo che ci sono certe città e province dove ci sono dei sviluppi molto positivi per noi che poi compensano relativamente le perdite di firme. Queste sono le firme. È tradotto in cifre, vuol dire così: mentre nel 2009 abbiamo avuto 8.298.000 di euro, il migliore anno è stato 2014, quando abbiamo avuto 40.800.000. E anche l'anno scorso, che non erano meno firme del 2013, comunque abbiamo avuto un gettito più alto, perché ovviamente il gettito totale dell'IPEF era migliore di allora. E visto che lo Stato non dice tu hai tanto IRPEF e quindi la tua quota vai alla Chiesa Valdese, lo Stato fa un calcolo molto più semplice. Dice: tot persone hanno firmato, senza, solo le firme valgono 38 euro, chi accede anche al resto ha 90 e passa euro per ogni firma. E così si può vedere che arriviamo a 37 milioni. Quindi siamo in discesa, ma comunque non drasticamente. Vi ricordo che la Chiesa Luterana l'anno scorso ha perso il 25% delle firme e il 25% del gettito, e loro si trovano in grandi problemi perché pagano i pastori con l'8 per 1000 e quindi si devono inventare qualcosa. Quanti progetti finanziamo con 37 milioni? Abbiamo quasi 1400 progetti finanziati, questo è lo sviluppo. Questo sviluppo è parallelo allo sviluppo dei progetti presentati. Immaginatevi, l'anno scorso, quindi nel 2015 novembre, perché ogni anno i progetti 8 per 1000 dell'anno successivo, in fondo un anno dopo ancora, si devono presentare entro il 30 novembre. Sono arrivati oltre 4.300 richieste di progetto che devono essere analizzate e poi valutate, e questi 4.000 e passa, 1.385 sono passate e state prospettate di essere approvate dal Sinodo. Quindi questi erano i numeri, l'ultimo numero era questo, e quindi è solo anche per sottolineare, quindi sempre la linea, anche il gran salto dei progetti da 900 a 1300 era il salto dell'anno in cui abbiamo avuto la prima erogazione anche della parte non espressa. Ecco, questo era negli ultimi anni. Io attivamente in tavola abbiamo gestito la prima volta quella campagna 2013. Come funziona? Noi in ottobre facciamo un bando a delle ditte che fanno comunicazione, relazioni pubbliche, che sono in genere 4 che partecipano, anche 4 diverse, che ci fanno un piano di idee e anche un piano dei costi. Noi poi a gennaio decidiamo quale delle ditte prendiamo per fare la pubblicità di quest'anno, diamo l'incarico e poi parte tutto il resto, e poi voi vedete poi quest'anno il video che è già partito nelle televisioni, sempre sulla 7. La campagna è necessaria perché la gente deve conoscerci, visto che siamo oramai 13 o 14 competitor, perché avete la possibilità di firmare per 14, una firma da scegliere fra 14 competitor. Ed è chiaro che uno deve farsi una pubblicità
E la nostra pubblicità è sempre una pubblicità, avete visto, le donne ferite, talvolta uccise, e la campagna per i giovani che devono avere un posto di lavoro. E ogni campagna ha a che fare con lo scopo principale che spendiamo l'8 per mille di quell'anno. Quindi, ferite talvolta uccise, quell'anno abbiamo finanziato tantissimi centri donne antiviolenza. Nell'anno del lavoro per giovani abbiamo finanziato tantissime start-up di giovani, cooperative che volevano mettere su lavoro per giovani e così via. Quindi ogni anno è tematico e quel tema ha una grande fetta dell'8 per mille. Questo è importante, però le campagne sono importanti, partono fine marzo fino a quando la stagione dell'edicazione dell'anno precedente è finita e così anche la campagna è chiusa. Funzionamento, prossimo film. In Italia è possibile devolvere l'8 per mille dell'IRPEF in favore di una comunità religiosa come la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi. In Italia i valdesi e i metodisti sono circa 20.000. Eppure i contribuenti che hanno firmato a favore della loro chiesa sono circa 600.000. Un dato sorprendente. Come si spiega? Qualcuno apprezza la trasparenza con la quale viene pubblicato un dettagliato resoconto di come si utilizzano le somme ricevute dallo Stato. Altri apprezzano che i fondi siano spesi al 100% per finanziare progetti sociali, educativi e culturali realizzati nelle zone povere del mondo e in Italia. Altri ancora firmano per la Chiesa Valdese perché sanno che è una chiesa povera e impegnata per i diritti di tutti, la cui storia è iniziata 8 secoli fa con la predicazione di Valdo, un mercante della città di Lione, in Francia, che fece una scelta di povertà per essere libero di predicare l'Evangelo di Gesù Cristo. Una storia segnata da persecuzioni e discriminazioni fino all'emancipazione del 17 febbraio 1848 e il successivo sviluppo dei diritti civili in Italia, culminati con la Costituzione Repubblicana del 1948. Ma cos'è oggi la Chiesa Valdese, che dal 1975 si è integrata con la Chiesa Metodista Italiana? È una comunità di cristiani evangelici che si fonda sulla sola autorità della Bibbia, predica un rapporto personale con Dio, vive il sacerdozio universale dei credenti e si basa su un'organizzazione democratica. Una chiesa aperta, impegnata per la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato. Una chiesa che da 40 anni consacra le donne al pastorato, accoglie e riconosce le coppie omosessuali, dedica energie e risorse al servizio per gli altri. Una chiesa che difende il principio costituzionale della laicità dello Stato e riconosce il pluralismo religioso che si sta affermando anche in Italia. Una chiesa impegnata nel dialogo ecumenico e interreligioso. Una chiesa che gestisce un centinaio di istituzioni educative, sociali e culturali in tutta Italia, dalla Sicilia al Piemonte. E che confida solo nel sostegno dei suoi membri per finanziare le sue attività di culto, pastorali e spirituali. Non un euro delle somme percepite dall'8 per mille viene utilizzato per la predicazione e l'azione pastorale. Una chiesa al servizio degli altri, che con i fondi dell'8 per mille è impegnata a sostenere tanti progetti per la cooperazione, lo sviluppo, la pace, l'alfabetizzazione, la lotta alla fame nel mondo. Con la firma di molti, anche la tua. Quindi, quando io sono invitato, perché i delegati del distretto e talvolta anche il moderatore, dobbiamo andare in giro quando vengono aperti progetti finanziati con l'8 per mille. E io dico sempre, è sempre denaro affidato a noi che non è nostro e come tale lo dobbiamo trattare.
Questo significa certamente un'enorme sfida ad una piccola chiesa che, immaginate, pensate quanto è il fabbisogno per tenere su la baracca Chiesa Evangelica Valdese? Quanto è il fabbisogno della Tavola Valdese per poter pagare tutti i pastori? Poco meno di 3 milioni di euro. Questa piccola chiesa, che ha bisogno di meno di 3 milioni di euro per mantenersi viva, ha amministrato l'anno scorso 37 milioni di euro, oltre i suoi 3 milioni. E questa è una grande sfida, una sfida soprattutto per l'amministrazione. Perciò vi spiego un po' come funziona e poi la nostra cosa. Quindi le sfide sono per l'amministrazione, per la diaconia, per la Chiesa e per i nostri amici partner dell'estero, come avevo già detto. Però per l'amministrazione è chiara. Innanzitutto, qua vi ho fatto un organigramma. Come tutte le chiese presbiteriane, presbiteriali sinodali, tutto quello che viene deciso, come vogliamo comportarci, è il sinodo a dircelo. Non è che la tavola dice oggi facciamo così e domani facciamo così. Il sinodo dice e detta le linee guida di come l'8 per mille deve essere amministrato e speso. E perciò all'inizio, quando noi avevamo solo la parte espressa, era la regola il 30% all'estero e il 70% va in Italia. All'estero quindi pozzi, scuole, ospedali, corsi di alfabetizzazione donne, valorizzazione, empowerment di donne in India e altrove, quindi tantissimi progetti. Il progetto più famoso in ambito europeo, dove anche hanno partecipato anche altre chiese, soprattutto tedesche, è una grande campagna contro l'AIDS in Angola, per esempio, finanziato principalmente dal nostro 8 per 1000. Angola, 8 per 1000 per una campagna contro l'AIDS in Angola. Ecco, il sinodo poi, quando abbiamo detto prendiamo anche la parte non espressa, ha cambiato la divisione, ha detto no, adesso che abbiamo più denaro diamo 50% all'estero e il 50% per l'Italia, dove estero, per esempio, la Chiesa Valdese dell'Uruguay, dell'Argentina, del Rio della Plata non è estero per noi. La parte che va a loro è come se fosse nostro, quindi va nella parte italiana. Questo l'abbiamo detto perché il nostro ramo della stessa chiesa, che per caso si trova lì. Poi il sinodo, visto che noi in tavola avevamo segnalato delle difficoltà oggettive di arrivare al dunque per l'estero, immaginatevi 19 milioni in progetti, 700 progetti, 600 progetti all'estero, chi fa il controllo per noi? Non è che il nostro ufficio amministrativo può andare in giro in Africa, in Sud America e in Asia per fare direttamente i controlli. Abbiamo detto come tavola, è difficile per noi, infatti in quel sinodo solo i progetti italiani erano al completo. Per i progetti esteri avevamo coperto solo 2/3 della cifra che avremmo dovuto distribuire, perché non c'erano progetti. E noi abbiamo detto in quel sinodo, possiamo cambiare la regola per ragioni pragmatiche. Diciamo almeno 40% deve essere all'estero, almeno 40% in Italia. Poi abbiamo la possibilità di vedere un po' come si sviluppa. Però da allora abbiamo sempre avuto 40% estero, 60% Italia. Tentiamo di rimediare con delle, delle agreement, delle convenzioni con le grandi opere tedesche e svizzere.
Ci sono delle opere delle chiese tipo Broadfield di Berke o la Caritas delle chiese luterane, il Gustav Adolf Berg e altri, che dicono: ma noi facciamo già progetti in Libano, in Siria, in Afghanistan, e se voi ci date una cifra, tipo una convenzione vale per noi 250.000 euro, noi garantiamo, i progetti sono nel vostro regolamento, quindi mai per chiese, per culto, eccetera, eccetera, i progetti vengono da noi controllati e rendicontati. Questo a noi facilita il lavoro e a loro dà denaro che loro non avrebbero senza di noi. E questo è un grande aiuto, ma comunque per ora abbiamo 40-60, quello è per esperienza. Il sinodo però non definisce come dobbiamo muoverci nell'amministrazione. L'unica cosa che il sinodo fa è, l'anno scorso, 2 anni fa, abbiamo votato che la commissione 8 per 1000, che era una piccola commissione nata attorno a Paolo Ricca, è stata aumentata a 10 persone. Però vuol dire 4.300 progetti da valutare, che sono 430 progetti per ogni membro della commissione. Quindi, perché la tavola che ha l'incarico di gestire l'8 per 1000 ricevuto dal sinodo fa due cose: la valutazione dei progetti la dovrebbe fare la tavola, ma ha questa commissione a disposizione. In tavola abbiamo solo progetti diciamo che vogliono approfondimenti più profondi, e io per esempio quest'anno sulla mia scrivania entro giugno devo averli visti tutti, 50 progetti ce li ho io, che devo vedere il bilancio, vedere se assiste l'organizzazione, se questa organizzazione deve fare la visita per vedere se è una cosa di facciata o no, devo valutare se è un 8 per 1000 che deve solo sostenere l'associazione, la cooperativa, e senza 8 per 1000 non vivrebbero più, o è un progetto veramente, e quindi questo si deve valutare. Però in genere la valutazione commissione 8 per 1000, che poi ogni membro fa i suoi progetti, e a luglio, il primo weekend di luglio, il moderatore e questi 10 membri dell'8 per 1000 fanno 3 giorni in cui mettono insieme i progetti che vanno a questo fogliettino del sinodo. 3 giorni che non fanno nient'altro e poi fumano la testa. Mentre il controllo e l'amministrazione dell'8 per 1000 fa il nostro ufficio. Visto che abbiamo la regola che pubblicità più amministrazione non devono superare il 4% del totale, non è che abbiamo un mega ufficio. E abbiamo per ora, all'inizio erano 60 giorni, ora siamo a 90 giorni, quindi se io faccio rendiconto di un progetto 8 per 1000, lo mando all'ufficio 8 per 1000, dopo 90 giorni posso essere sicuri che hanno controllato il mio progetto, perché hanno mucchi così sulla scrivania, e poi erogano la cifra. È un po' lunghetto e noi stiamo tentando di cercare altre vie, ma certamente non assumendo altro personale, che non possiamo più fare e non vogliamo nemmeno fare. Quindi questo è per noi una grande sfida, perché pensate, già questa seduta a tavola, i primi membri tavola che avevano progetti da analizzare li hanno portati in seduta, e da allora in poi almeno un terzo del nostro tempo seduta va per la valutazione di 8 per 1000. Meno male che tutti i pastori che dobbiamo spostare, vostro incluso, scherzo, no, tutti questi che dobbiamo spostare, quest'anno li abbiamo già fatto, dobbiamo fare solo gli atti, sappiamo chi va dove, perché ora abbiamo tempo e dobbiamo avere tempo per l'8 per 1000. Ecco, questa è la sfida amministrativa. Una piccola chiesa con un esecutivo di 7 persone deve gestire 37 milioni di euro. Ma è anche una sfida per la diaconia, perché la diaconia è vero, perché abbiamo avuto la diaconia anche senza 8 per 1000. Era una diaconia sempre al limite del fallimento,
una diaconia che era poco mobile, perché per muoversi e cambiare idea c'è bisogno di soldi. Ed era una diaconia però, fortunatamente, sempre massicciamente sostenuta anche dall'estero. Ci sono Freundeskreise, quindi amici, per il centro diaconale La Noce, per il servizio cristiano a Riesi, per l'Agape, il centro che abbiamo sopra nelle Alpi e così via. È vero che la diaconia cambia, cambia perché noi possiamo dire che le nostre opere diaconali ricevono in media, e questo è il tetto massimo che diamo, 300.000 euro l'anno dal fondo 8 per 1000. Questo perché solo così, e questi sono i vantaggi, solo così possiamo fare anche una diaconia che va a perdere, perché una diaconia vera non può essere una diaconia che va a zero. Una diaconia vera che si occupa degli ultimi della società va in perdita. E questa perdita con l'8 per 1000 fortunatamente la possiamo azzerare. Con l'8 per 1000 abbiamo più visibilità nella società. Facciamo l'esempio anche, il SET, che è il servizio educativo domiciliare che i nostri centri hanno, è completamente finanziato dall'8 per 1000. Cosa significa? Che i nostri operatori, le nostre operatrici sociali, psicologici, eccetera, eccetera, vanno a casa degli alunni che hanno problemi alle nostre scuole, per parlare con le famiglie, per vedere il background sociale che vivono, per intervenire direttamente sui problemi anche dell'ambiente in cui vive. E questo ci rende noti, perché la gente vede che facciamo un lavoro serio. Quindi una diaconia visibile è possibile solo grazie all'8 per 1000. E anche più opportunità per una diaconia critica, dove vogliamo essere quello che si chiama politica in fondo, dove dobbiamo mettere segnali come noi immagineremmo la società. Quindi questo è il grande vantaggio. Ma l'8 per 1000 è anche un rischio per la diaconia. L'effetto siamo ricchi, quindi possiamo spendere un po' di soldi, facciamo più pubblicità, ci facciamo belli, ci facciamo grandi, ci ricostruiamo tutto il nostro patrimonio immobiliare così che diventa bello. Diaconia in quel caso. O questo effetto, prima chiediamo i soldi, poi vediamo come spenderli, riusciremo a spenderli. Quindi di non avere più una chiara progettualità diaconale, tanto i soldi arrivano. E le riflessioni critiche anche sul senso di quell'opera o di quell'altra non si fanno più. E quindi, e là la tavola è molto critica. Quindi noi guardiamo bene i progetti, perché li abbiamo comunque in seconda lettura anche dopo la commissione, guardiamo bene i progetti, se sono progetti innovativi, se sono progetti che valga la pena portare avanti, eccetera, eccetera. Per questo, per esempio, tanto per fare un esempio, la più grande fetta anche quest'anno dell'8 per 1000 va in progetti che sono per gli immigrati. Però con questi progetti, per esempio, non abbiamo mai comprato un immobile. La Casa delle Culture di Cicli viene affittata, presa in affitto, perché diciamo, se non c'è più bisogno di questo tipo di intervento diaconale e sociale, noi questa casa la diamo al proprietario, non paghiamo più l'affitto e liberiamo 8 per 1000 per altro, senza creare altre pesantezze che poi rendono problematica la vita. Questa è la sfida per la diaconia. Le sfide per le chiese sono ben diverse, perché finora la più grande sfida è quella di dire quello che ha permesso di prendere 8 per 1000 con questo voto di scarto, non un centesimo per il culto. Noi in tavola sappiamo benissimo che sono tantissime voci. Quando io vado in giro nelle chiese del quarto distretto, ma anche i miei colleghi degli altri distretti lo dicono, quante persone nelle chiese dicono: ma perché ogni anno, la cassiera forse sarebbe d'accordo, ogni anno dobbiamo arrivare al dunque con tanta difficoltà, perché non prendere l'8 per 1000? Sono 3 milioni su 37 milioni, avremo sempre abbastanza. Ma è veramente così? Noi abbiamo diversi argomenti contro. Il primo è quello pragmatico. L'8 per 1000, anche se siamo in un paese cattolico e l'8 per 1000 è fatta a misura della Chiesa cattolica,
può essere tolto da un giorno all'altro. Lo Stato potrebbe decidere: noi questa legge la togliamo, non viene più erogato l'8 per mille, vedete voi. Non succederà mai, perché fino a quando la Chiesa Cattolica è forte, questa legge rimarrà. Vi posso solo confessare che la commissione paritetica, a indicazione del Ministero delle Finanze, ha detto: ma tutti risparmiano, non potremmo fare un 6 per mille o un 5 per mille, quindi ridurre la cifra totale per dare un segno anche all'Italia, che è un paese che ha difficoltà, e comunque dire quindi che abbiamo capito che anche noi dovremmo ridurre. Questo potrebbe essere, ma questo è un argomento, perché se noi andassimo sull'8 per mille per pagare i nostri pastori e la tassa viene anche solo ridotta, avremmo già un problema, anche se all'inizio no. Però vediamo i luterani che hanno perso il 25%. Perché avremmo un problema? Perché nell'anno in cui noi prenderemmo i soldi per il nostro essere Chiesa, noi siamo sicuri che 2/3 non firmerebbero più per noi. Abbiamo fatto da indagini Istat. Abbiamo fatto indagini, 2/3 firmano per noi perché non prendiamo niente per noi. Un'altra percentuale firma perché siamo trasparenti e così via. Però noi avremo molto meno firme, molto meno soldi. E quindi, oltre all'incertezza che la tassa potrebbe anche sparire da un giorno all'altro, e chi dice dopo 10 anni che non abbiamo più fatto il sistema delle contribuzioni, dopo 10 anni i nostri membri ci dicono: non diamo più niente. Poi il secondo problema è, o diciamo la sfida è un principio evangelico: la libertà di culto deve essere pagata da chi il culto lo vuole fare. Non possiamo immaginare che lo Stato ci paga il culto, perché se lo Stato ci paga il culto vuol dire che perdiamo la nostra funzione di essere una spina nel fianco di questa società. Perché voglio vedere che possiamo predicare un'altra società con il denaro dello Stato. Quindi questa è una ragione di contenuto, ma anche di principio evangelico. E il terzo: siamo così sicuri che la Chiesa Valdese rimarrebbe la Chiesa Valdese con 8 per mille? Io direi: diventeremmo una Chiesa di servizi religiosi non pagati, gratuiti, perché c'è l'8 per mille. E siamo sicuri che avremmo un diritto di assistere, perché c'è un concorrente molto più professionale di noi che lo sa fare molto meglio, la Chiesa di servizi religiosi. E quindi noi non avremmo più ragione di essere. La nostra ragione è qui perché siamo così come siamo adesso, senza 8 per mille per la nostra Chiesa, con 8 per mille per dare incentivi alla società di cambiare e di costruire qualcosa di nuovo. Quindi questo è per le chiese. Terzo punto, molto più veloce perché interessa molto le chiese estere, perché io sono stato in Germania l'anno scorso e loro si sono lamentati un po'. Però io ho detto a loro: guardate, voi siete nati perché dovete finanziare o volevate finanziare le nostre grandi opere, che ora fortunatamente sono nelle mani dell'8 per mille, quindi il deficit, diciamo, 300.000 euro diciamo, all'anno massimo è quello che possono avere, però per opere che hanno oltre 1 milione di budget, è chiaro che è solo una piccola parte. E loro dicono: ma noi non abbiamo più senso. E dite: sì che avete senso, perché la Chiesa Valdese ha un fabbisogno di 3 milioni di euro, di cui 2 milioni più o meno entrano ogni anno con le contribuzioni, 500.000 entrano grazie alla nostra gestione degli stabili a reddito, e 400.000 al minimo entrano dalle chiese straniere. E quindi ora abbiamo una situazione, perché io 2 settimane fa sono stato a Scicli alla tavola rotonda con le chiese opere tedesche e svizzere. Finalmente abbiamo, grazie all'8 per mille, un rapporto bidirezionale,
Noi diamo a loro l'8 per mille per finanziare progetti all'estero, come dicevo, per esempio, e loro danno a noi dei soldi, delle collette delle loro chiese finalizzate per progetti di evangelizzazione, per progetti di essere chiesa insieme che non possiamo finanziare con 8 per mille e così via. Quindi è oramai le tavole rotonde, non sono lì che la Chiesa Avarese apre la mano, come era all'inizio, e gli altri danno, ma c'è uno scambio, e uno scambio anche su vedute cosa è diaconia, cosa è il nostro impegno a favore dell'Africa, dell'Asia, del Sud America, come possiamo collaborare meglio dove siamo già lì. E quindi per i nostri partner la sfida era di trovare la curva e di inventarsi qualcosa per dire: noi non finanziamo più l'opera, ma finanziamo la Chiesa Valdese nel suo modo di essere chiesa in Italia e in Sud America. Bene, siamo arrivati al dunque, e la foto dell'anno scorso, quella di quest'anno la vedrete fra poco, almeno in qualche giornale, almeno in Riforma poi uscirà la pubblicità. Io vi ringrazio e sono curioso delle domande. Per questa dissertazione sul 8 per 1000 della Chiesa Valdese. Ci sono domande, chiarimenti? Io vorrei fare due domande. Si è mai pensato di riflettere sulla possibilità che l'evangelizzazione sia mirata, diciamo, orientati in particolare a quei luoghi dove già i valdesi sono conosciuti e apprezzati. E poi io devo fare un po' la parte di altri, cioè parlare dalla parte di chi sta in trincea. La sensazione è questa, è che fermo restando il tema, il motivo della responsabilità, che è un motivo centrale, cioè io sono c'è fondante che l'8 per mille sia qualcosa che non deve arrivare alle chiese, perché obiettivamente ci arriveremo male a pensare che siamo ricchi e che non dobbiamo assolvere le nostre responsabilità, perché questo è un principio evangelico. Detto questo, come pietra miliare, ma è possibile immaginare che ci siano modelli di accesso, che tengono conto delle necessità quotidiane della Chiesa, controllate, perché davvero talvolta il nostro bisogno è quello di andare incontro, di rispondere a delle necessità che sono veramente contingenti. All'interno della Chiesa si somma stanchezza e c'è un progressivo esaurimento delle disponibilità fisiche, mentali delle persone. Allora, l'8 per mille non può risolvere questo, chiaro. Però voglio dire è paradossale questa tendenza. Credo che questo forse riflette delle altre domande che vanno nella stessa direzione. Per non dimenticare, perché sono molti punti. Innanzitutto, puoi rispondere ora? Sì, rispondo subito, se posso. Innanzitutto, la commissione paritetica è più radicale di noi. Non un centesimo al culto, non un centesimo per uno strumento che principalmente viene utilizzato per il culto. Non un centesimo per le vetrate artistiche, che qui abbiamo pagato tutto senza 8 per mille. Ecco. Perché loro ci rifacciano le nostre regole e sono più radicali di noi. Prima vittima di questa nuova politica che dobbiamo fare è l'ospedale evangelico di Napoli, che ha bisogno di 1.200.000 euro di 8 per mille, avrebbe avuto bisogno, per mettersi a regola con le regole antisismiche, devono fare una nuova struttura. Come facciamo adesso? Come abbiamo fatto sempre. Loro fanno un mutuo. La tavola garantisce con delle fiduzioni,
come abbiamo sempre fatto, e loro pagano le rate del mutuo senza 8 per 1000 per rifarsi la struttura. Per quanto riguarda la diaconia della Chiesa, è chiaro, innanzitutto la Chiesa Bethel, non è la Chiesa Bethel pentecostale che riceve da noi 8 per 1000, è l'associazione diaconale di quella Chiesa che fa diaconia, e se un progetto ci piace, noi lo finanziamo, perché qualsiasi soggetto coinvolto nel sociale, nella cultura, può presentare un progetto e possiamo anche finanziare. Per ora siamo più critici perché siamo in discesa con i mezzi che abbiamo a disposizione, e guardiamo già chi l'anno scorso ha ricevuto 50.000, forse quest'anno 35, e quindi anche lì guardiamo meglio, anche per dare la possibilità a chi è nuovo e ci convince davvero di avere spazio all'interno. Però la diaconia deve essere finanziata e portata avanti non dalle chiese, ma da un'associazione creata ad hoc. Poi abbiamo la diaconia comunitaria, che è l'idea dietro era: noi non possiamo erogare 8 per 1000 direttamente alle chiese, ma noi sappiamo benissimo che le chiese sono i primi a fare una diaconia molto mobile, perché oggi c'è bisogno di questo. Ho bisogno di ospitare una persona per 3-4 notti, perché ogni tanto è successo, ora fortunatamente a Catanzaro le donne che lavorano contro la violenza hanno una casa messa a disposizione dal comune di Miglierina, e l'8 per 1000 paga i costi, diciamo, quando ci sono le donne dentro. Prima abbiamo detto, quando c'era il codice rosa via WhatsApp, tutto facile, e io ho detto: guardate, la mia chiesa è disposta che questa donna vada in una pensione, in un bed and breakfast, 3-4 notti, noi copriamo i costi. Questo è possibile anche con la diaconia comunitaria. L'idea dietro è: non tutto a carico 8 per 1000, invece abbiamo detto il 10% lo devono dare le chiese. Questo per avere una garanzia di serietà, perché una chiesa che vuole 10.000 euro dall'8 per 1000, 10.000 euro per la diaconia comunitaria, ne deve dare 1.000 di propria tasca, pensa due volte prima di fare un progetto. E quello per noi è indispensabile, però è un modo di fare diaconia. Quindi vi posso solo invitare, continuate, fate, inventate. Poi abbiamo anche quest'anno, so che sulla scrivania della Commissione ci sono due progetti, posso dirlo? Messina ha fatto progetti anche. Messina ha fatto 8 per 1000 per la diaconia comunitaria. Ecco, e questo aiutiamoli a qualcosa del genere. Quindi questa è una cosa che possiamo benissimo fare. Per quanto riguarda videoproiettori, eccetera, eccetera, c'è una strada al di fuori dell'8 per 1000. Visto che le chiese tedesche ora fanno anche delle collette a favore del nostro lavoro chiesa, io mi sono permesso di scrivere un articolo in una rivista delle chiese tedesche che collettano per noi a favore della vostra chiesa. Per esempio, non sappiamo se arrivano soldi, però è il modo. Quindi, come abbiamo fatto per esempio la chiesa di Trapani, una piccola chiesa di 15-20 persone, tutte al di sopra di 70 anni, si vede arrivare 280 nigeriani che vogliono partecipare al culto, che però sono tutti nei centri di accoglienza temporanea al di fuori di Trapani, e portarli con le macchine dei membri di chiesa di Marsala in quel caso. Abbiamo detto no, chiediamo a Gustav Adolf se ci finanziano un pulmino. Hanno finanziato un pulmino e ora ci vogliono 2 ore per portarli in chiesa e 2 ore per riportarli nei centri di accoglienza temporanea. Però queste cose si possono fare, quindi se un vostro progetto è collettabile, così brutta parola, si possono benissimo fare progetti e presentarlo alle chiese estere, via tavola. Voi scrivete alla tavola, la tavola dice: oh, noi sappiamo perché la chiesa di Scozia ci ha chiesto questo, la chiesa della Vestfalia ci ha chiesto questo, ah, forse questo entra lì, e facciamo la domanda. Sì. Ma non sembra che
significa che non si possa mettere alla norma una cosa che comunque è sempre a servizio. €18.000 Sì. Sì. Di principio diciamo due cose. Innanzitutto lo Stato ci dice, visto che l'ospedale appartiene ufficialmente al patrimonio immobiliare della Tavola Valdese ed è ecclesiastico, è un E7. Quindi l'ospedale quindi non può ricevere soldi per farsi. Ora si può dire, ora ci sono due vie. Normalmente l'ospedale, come tutti gli altri enti che lavorano per la sanità o nel pubblico, deve mettere da parte ogni anno dei fondi per ristrutturazioni straordinarie. Anche la Tavola deve mettere da parte fondi per ristrutturazioni. E l'ospedale lo fa. Il problema era che era straordinario e non prevedibile, perché sono cambiate le regole antisismiche. Nelle vecchie regole l'ospedale entrava pienamente, nelle nuove regole non più. L'ospedale si rifà, fanno un mutuo. Se non ho capito male, doveva ampliarsi con questo fondo? No. Consolidarsi. Per la cosa, la questione sì. L'ampliamento viene dopo. Doveva consolidarsi con questi fondi. Bene, ho risposto a tutto. Lo dico perché non sono valdese, quindi mi posso permettere anche delle riflessioni. Cioè, si sono invocati dei principi anti-evangelico, lo chiede il Vangelo, tutte queste cose, ma Gesù era disoccupato, cioè non aveva reddito, non lavorava, andava nelle case, non erano cristiani, pagani, pubblicani, e chiedeva da mangiare, sostentamento, eccetera, voglio dire. E non per questo la sua predicazione era condizionata dagli individui da cui era mantenuto, fra virgolette. Due, cioè voi dite, ma se noi accedessimo ad una percentuale dell'8 per mille, saremmo la gente che ci dà, non ce lo darebbe più, perché lo spendono per se stessi, anche una parte, e quindi non gli danno più l'8 per mille. Ma innanzitutto questo, ecco, lo dite voi, cioè, no, non so chi lo dice, però uno dovrebbe chiedere alla gente, cioè avete mai pensato alla domanda di fare un sondaggio fra le stesse persone che danno l'8 per mille e chiedere: sareste contenti se una minima percentuale, non so, l'1% dell'8 per mille fosse destinato, io ritengo, alle chiese architettoniche, che sono patrimonio architettonico dell'Italia, in ogni caso, per contribuire alle teste ristrutturate. Ecco, non so, qui c'è il pavimento da rifare, non mancano persino i paralumi, ecco, la vernice a metà, qua basta guardare questa chiesa. Cioè, ecco, voglio dire, anche perché voi fate un lavoro secondo me encomiabile, cioè voi spendete tempo, che è il bene più prezioso e che non si può più restituire, ed energie per gestire quest'8 per mille ogni anno. Cioè, se a me uno fa un lavoro in cui spende energie e tempo, io gli faccio un regalo, come minimo. Se io ti do 100, gli dico: guarda, uno, tienitelo per te, per tutto il lavoro che mi hai fatto. Poi dite: ma non saremo più indipendenti. Ora, la Chiesa Cattolica trattiene l'80% dell'8 per mille, una cifra, l'80% di 1 miliardo che prende e passa. Il 20% in opere, non si sa bene, non è ben chiaro come li spende, ma sempre in cambio. No, ora si sa. Si sa. Su questo posso dire anche una cosa. Però sempre in cambio, come dire, dell'indottrinamento cattolico, quindi non credo che sia un bene puro, ecco, diciamo. Dicevo che se la Chiesa non accedesse anche in parte all'8 per mille, sarebbe condizionata, ecco, nel suo comportamento, ecco, se ho ben sentito, nella sua libertà.
Ecco, ma la Chiesa Cattolica, come dicevo, prende l'80% dell'8 per mille ed è lei che condiziona l'Italia. Cioè, ecco, cioè, voglio dire, nei fatti non è che prende l'8 per mille significa essere condizionati. La Chiesa Cattolica non mi sembra affatto condizionata dall'8 per mille, ma mi sembra che è paradossale. Cioè, è lei invece che condiziona proprio in virtù del fatto che prende l'8 per mille, perché fa propaganda, pubblicità. Sì, cioè, non c'è nessun sostegno inferenziale rispetto a che diceva. Poi ti dico una. Ecco. Allora, sentiamo, dai, devi rispondere. Chiudiamo. Sì, inizio con questo perché mi allaccio, perché anche tu avevi una nota negativa sulla nostra chiesa all'inizio. E ricordandovi che domani è un'altra delle domeniche dove dovete compilare il questionario di confronti, ricordatevelo. Era il 27 novembre, il 25 dicembre, era il febbraio, e adesso domani è un'altra domenica in cui dovete compilare tutta questa roba. Perché ve lo dico? Perché noi abbiamo i primi risultati e i sociologi che fanno per noi l'analisi hanno detto: ma voi siete pessimisti di fondo, voi state molto meglio di quanto voi pensate. Avete tantissime, come Chiesa Valdese a livello nazionale, avete tantissime possibilità di proiettarvi positivamente verso il futuro. Avete tantissimi punti dove conviene investire forze pastorali extra, perché là ci sono delle risorse che a cui voi potete attingere. Quindi i sociologi sono molto più ottimisti di noi. Però ricordatevi di fare la statistica domani. Ecco, questa è una. La commissione paritetica pesta i piedi a tutti, perché da un lato sono tutti i soggetti che ricevono 8 per 1000, Chiesa Cattolica inclusa, dall'altro lato allo stesso numero i funzionari del Ministero delle Finanze. E loro su che cosa si basano? Vedono i bilanci dell'8 per 1000 di ciascuna organizzazione. Ora voi direte: ma la Chiesa Cattolica mai ha fatto un bilancio? No, infatti è stato criticato 2 anni fa da loro, verbalizzato, il che ha fatto sì che la Chiesa Cattolica, perché per le persone giuridiche non fisiche, 10 anni deve rendere conto. Loro hanno fatto un rendiconto, un malloppo così, in PDF, portato nella commissione paritetica, dato a tutti gli altri soggetti che accedono all'8 per 1000. Noi l'abbiamo letto, hanno fatto una rendicontazione completa, che non è pubblica, unico neo. E lì mi allaccio, perché evangelizzazione e 8 per 1000. Una volta era così che noi ricevevamo direttamente i dati, sapevamo che a Riesi c'era un sacco di firme, per esempio, e se uno sa che in quella città
sono un sacco di firme, uno può fare un'azione mirata di evangelizzazione. Poi qualcuno ha pensato, bah, no, questi dati non li possiamo più dare, privacy. Noi ora nella commissione paritetica abbiamo detto, no, dateceli a meno per le province, per ora abbiamo regionali i numeri. Dateceli per le province, sono comunque segretate, non li possiamo pubblicare sul sito, ma noi li possiamo vedere e ci possiamo fare un'idea. Quindi la commissione fa questo, perché questi statali fanno i controlli mirati, il nostro ufficio si è alzato più volte controllato, lo portano in questa commissione, si vedono i meccanismi che non funzionano, si vedono le cose che non dobbiamo fare, ci dicono anche ma questo lo potreste fare, perché non lo fate con l'8 per mille? Quindi è su questa base, verbale o non verbale, poi noi ci muoviamo. Poi se la commissione paritetica si dice questa chiesa non si può rifare con i soldi dell'8 per mille, è chiaro che lei lo fa perché segue la legge dello Stato, che è la nostra intesa, e se noi valdesi abbiamo detto non un centesimo per il culto e per il mantenimento dei luoghi di culto, è chiaro che non lo facciamo. È chiaro che talvolta fa anche male, nel senso, non nel senso che diciamo non abbiamo soldi per rifare la chiesa perché il tetto ci casca, speriamo di no, addosso. Perché fa anche male, perché io avevo iniziato in tavola dicendo ma perché non facciamo in modo che tutti i tetti delle chiese che abbiamo, perché non mettere il fotovoltaico o qualcosa del genere, ma non lo possiamo finanziare fino a quando il fotovoltaico è piantato su un tetto della chiesa, non è finanziabile con l'8 per mille. Di fronte sì. Di fronte sì. Questa chiesa ha più di 70 anni? Sì. Quasi. Il 40. Sì, ecco, ha più di 70 anni, quindi è protetta dalle belle arti, dalla soprintendenza. La soprintendenza non dà soldi, ma ci sono altri ministeri che per rifare una chiesa protetta hanno dei soldi. Si devono solo fare i progetti e chiedere i soldi a chi di competenza. Alla tavola. E una parte può essere finanziata, se no le chiese vanno in fila come tutte le altre chiese. Se tu ti casca il tetto addosso è chiaro che hai una priorità, se è solo un po' di cosmesi perché volete altre lampadine è chiaro che siete in fila, alla fine della fila, perché ci sono problemi ben più sostanziosi in giro per le nostre chiese. Sì, certo. Almeno sì, tre. La prima volta quando presentate un progetto di rifacimento chiesa e qualcosa del genere, dite noi vogliamo fare questo, 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 questo. Abbiamo la stima dei costi che è così. Possiamo cominciare a farci venire dei preventivi. La tavola fa una valutazione di utilità di questo lavoro. Se la valutazione è positiva, dopo la seduta a tavola vi arriva una bella lettera dell'ufficio patrimonio, dite procurateci tre preventivi. La tavola poi valuta i preventivi e in seduta fa una conclusione, la ditta X deve fare questi lavori e i lavori possono partire, ok? Certo. Per il resto, per i consigli di chiesa e pastori, c'è il cosiddetto manuale di servizio che oramai è online, dove c'è anche tutta la procedura come fare per rifare la chiesa. Sì, certo, abbiamo ci sono delle persone che ci fanno donazioni, lasciti testamentari, che sono un po' complicati, ma comunque è sempre una cosa, e che è una cosa che aumenta, dobbiamo dire. Perché ora ne abbiamo dato. Ultimamente ci sono, perché noi possiamo dire, e molti lo sanno, la generazione che muore adesso è la generazione più ricca. Tutti quelli che vengono dopo sono meno ricchi. Perché chi come me, per esempio, è entrato in università, ho studiato nella prospettiva di arrivare a pensionamento, se il Signore mi fa arrivare, ai 70 anni, però io avevo la prospettiva, chi oggi esce dall'università non sa nemmeno se l'anno prossimo ancora lavoro.
Quindi la generazione dei miei genitori, si potrebbe dire, quindi tu, quindi, perché visto che la suocera di Patrizia, la mia generazione è quella che sarà la generazione erede. Ok? Altro? Possiamo prendere il caffè?